Arrivano novità molto interessanti per quanto riguarda il mercato della Juventus, occhio perché si avvicina prepotentemente l'inizio del mercato, o meglio, è già partito con Di Gregorio, ma ora comincia il bello perché giunto lì ho come la percezione che non aspetterà la fine dell'Europeo come si fa spesso per attivarsi veramente sul mercato, ma vorrà fare qualcosa di un po' più importante. E allora cerchiamo di analizzare tutto perché ci sono novità interessanti, ci vengono riportate direttamente a Tuttosport per quanto riguarda la Juve. Quindi analizziamo il tutto qui su FCM Sport, mi raccomando. Per tutta l'estate troverete aggiornamenti costanti, tutti i giorni, tutti gratuiti sulla Juventus. Iscrivetevi, lasciate like ai contenuti, siamo 58.000 iscritti e quindi mi raccomando, puntiamo ai 60.000, che mi sembra doveroso e giusto come obiettivo. Allora andiamo alla notizia perché più volte la Juventus ha capito quest'anno che il problema era a centrocampo, cioè più volte si è interpretato un po' la situazione di Juve cercando di analizzare i difetti. Il difetto maggiore emergeva sempre a centrocampo. È chiaro che la stagione, lo scorso anno, la Juventus fa un mercato in cui l'obiettivo è quello di fare Paredes, Pogba, Rabiot, e sulla carta era un signor centrocampo. Il problema è che Paredes continui i problemi fisici e non si adatta bene al contesto Juve. Rabiot fa una stagione importante, Pogba sappiamo che stagione ha fatto, sappiamo anche che fine ha fatto, diciamo così. Per questo, diciamo che l'obiettivo sarebbe quello di puntare forte su un centrocampista di livello. Ci sono novità interessanti per quanto riguarda Cup Miners, perché la Juve fino a qualche giorno fa aveva una fortissima concorrenza. E c'è una svolta da questo punto di vista nella trattativa Cup Miners. Cup Miners che l'ha detto all'Atalanta. Al di là del fatto che l'Atalanta vuole continuare ad avere un progetto importante, l'Atalanta con Gasperini decide di puntare l'anno prossimo, secondo me, non dico allo scudetto, ma per lottarci quantomeno. Perché oggi la realtà Atalanta è una realtà solida. Vince l'Europa League battendo 3-0 in finale il Bayer Leverkusen dei sogni. Batte 3-0 ad Anfield il Liverpool. C'è una squadra importante. E proprio il Liverpool era la diretta concorrente della Juventus per quanto riguarda il colpo Miners, perché il Liverpool sta cercando disperatamente un centrocampista di altissimo livello per tornare a livelli alti in Premier League, ed era Cup Miners. Attenzione perché la notizia degli ultimi giorni, che riporta anche il Tuttosport, è legata al fatto che ci sono due novità interessanti su Cup Miners. La prima: il Liverpool, che ha visto più e più volte l'Atalanta da vicino grazie ai suoi scout, avrebbe in qualche modo deviato l'obiettivo, perché un po' la finale clamorosa di questo giocatore, un po' altre partite, beh, Liverpool si è spostato un po' più su Ederson, anche lui giocatore individuato dalla Juventus qualche tempo fa, addirittura a gennaio fu proprio Allegri a individuare Ederson come giocatore ideale per la Juve. L'Atalanta si sta un po', o meglio, Liverpool si sta un po' spostando su Ederson, lasciando un po' più spazio alla Juventus per Cup Miners. Solo che Cup Miners ha già detto alla dirigenza atalantina di voler lasciare l'Atalanta a fine stagione. Anche se a metà stagione, quando l'ha comunicato, diciamo che l'Atalanta era ancora un po' indietro nelle gerarchie. Oggi l'Atalanta che vince l'Europa League va sicuramente in Champions League, quindi questo cambia. Però attenzione, io non credo che l'Atalanta possa venderli entrambi. Oppure potrebbe anche farlo e diciamo racimolare 100 milioni di euro dalle due cessioni. Quindi attenzione, potrebbe essere interessante in ottica Atalanta. Però non sono così convinto che li venda entrambi. Più che altro perché Gasperini ha chiesto delle garanzie. Gasperini per rimanere ha chiesto: sì, rimango, ma non mi smantellate una squadra. Anzi, dobbiamo migliorarla. Secondo il tuo sport, addirittura ci sarebbe stato diversi incontri tra la Juventus, addirittura con una base, diciamo, di accordo tra la Juventus e l'entourage di Cup Miners. Una Juventus che avrebbe addirittura già fatto un'offerta, si parla di un'offerta da 40 milioni, ma l'Atalanta fa muro e ne vorrebbe 60. La Juventus è ferma a 40, ma come vi abbiamo già riportato, potrebbero essere inserite delle trattative. Secondo il tuo sport è molto fredda la pista che porterebbe a Miretti, che secondo me è molto più in direzione Bologna, ma l'Atalanta preferirebbe due come Soulé e Huijsen. Ora, su questi due calciatori c'è da fare una distinzione ben precisa. Soulé, siamo sicuri che sia un giocatore adatto per il modulo di Gasperini? Perché Gasperini gioca col 3-4-1-2, a volte può giocare con due trequartisti a supporto della punta.
Sule abbiamo visto che essenzialmente deve fare l'esterno in attacco a 3, e che francamente lì ce lo vedo poco. Poi magari Gasperini ci sorprende e lo mette trequartista e rende come un top. Ho paura che la valutazione su lei possa essersi drasticamente calata. Perché? Perché aveva cominciato benissimo, metà campionato da urlo con 10 gol in pochi mesi. Poi il calo, ha segnato veramente poco nella seconda parte di stagione ed è stato ingolfato e inglobato in un finale stagione drammatico. Perché il Frosinone, che aveva, diciamo, avuto gli aiuti alla Juventus di Caio Jorg, di Sule e di Barranchia come prestiti secchi e gratuiti, è riuscito nell'impresa, diciamo, tra virgolette, impresa negativa, di retrocedere con un larghissimo anticipo. A gennaio il Frosinone era lontanissimo dalla zona retrocessione ed è stato ingolfato, tra l'altro con un finale clamoroso, l'avete visto, con l'Empoli che segna l'ultimo secondo alla Roma, col gol di Nian che di fatto condanna una squadra che era lontanissima da questo tipo di obiettivo. Quindi un po' la seconda parte di stagione difficile di Sule e un po' la retrocessione del Frosinone porta Sule un po' a essere, non dico rivalutato, ma in qualche modo rivista la sua stagione. E quindi da 40 milioni di cui si parlava qualche tempo fa, oggi potrebbe essere calato. Sarebbe un peccato vendere Sule, vi dico la verità. Però se Sule ti consente di arrivare a Cup Miners, io mi metto nei panni di Giuntoli e capisco perfettamente che ci può stare. Detto ciò, un conto è metti Sule più un 15 milioni, 20 milioni, allora lì l'operazione la capisco. Perché se devi mettere solo 20 milioni, chiamiamoli solo, ma 20 milioni più Sule e arriva Cup Miners, ci sto. Se devi metterne 40 più Sule o Wisen, no. Cioè a quel punto io mi tengo sia Wisen, mi tengo Sule e magari per il centrocampo punto a qualcosa in meno, ma che mi può portare comunque qualità. Ad esempio c'è un signor Kefren Thuram, di cui abbiamo parlato tante volte, che è in scadenza, che lascerà la Francia, che sembra pronto a un salto di qualità. Non dico che è allo stesso livello di Cup Miners, però francamente spendere tutti questi soldi per un, e addirittura vendere i gioielli che hai per un solo giocatore, quando in realtà secondo me il centrocampo io avrebbe bisogno di più innesti. Poi se però qualcuno mi dice vendono Nicolussi e ti danno 10 milioni, vendono Miette e te ne danno 15, vendono McKenna e te ne danno 25, hai un bel gruzzoletto, lo dici, beh forse, ma secondo me ne ha bisogno più di uno la Juve. Quindi staremo a vedere. Io continuo a credere che Cup Miners sia uno dei migliori giocatori che tu puoi andare a prendere, e io sono convinto che la Juventus con lui faccia un colpaccio. Quest'anno tra l'altro ha fatto 15 gol stagionali in stagione, 49 partite, 15 gol, cioè sono numeri da attaccante praticamente, eh? E non fa solo gol, fa anche assist, fa il centrocampista, il trequartista, il difensore, è un centrocampista totale che a me francamente fa impazzire. E chi dice vabbè ma lo prendi solo per una, massimo due stagioni buone, si dimentica che Cup Miners ha fatto 15 gol quest'anno, l'anno scorso ne ha fatti 10, ai tempi della Z Alkmaar nella stagione 2021 ne ha fatti 17, l'anno prima ne fa 16. E non è un giocatore che quest'anno scopre il gol, è un giocatore che ha sempre fatto gol e ha sempre fatto grandi stagioni. Per cui è un giocatore ormai completo che arriverebbe alla soglia dei 27 anni, attualmente ne ha 26, è un classe 98. Io credo che sia un centrocampista da prendere subito, però alle condizioni non dell'Atalanta, che l'Atalanta è giusto che chieda, ma è anche giusto considerare che Cup Miners comunque ha espresso la volontà di andare via, e quindi magari questo può essere un po' un modo per abbassare un po' il prezzo, qualche contropartita sì, ma senza sicuramente esagerare.